Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video ed in questo video ragazzi oggi ci troviamo nel van. Ma non solamente nel van, come vedete ci troviamo a Monza nell'autodromo. Io e Veronica e questo è il nostro letto perché oggi campeggeremo qui nel van e qui dentro nell'autodromo. Abbiamo il pass che è eccolo qua per il parcheggio super mega VIP Super Paddock Club Plus, più esclusivo dell'autodromo, che si trova dentro la pista, al centro della pista. Quindi dubito fortemente che potremo rimanere qua, ma noi ci proviamo. Adesso ho aperto il tetto perché è veramente troppo caldo tutto il giorno, come avete visto il video probabilmente della Formula 1 che abbiamo fatto lunedì, al sotto il sole. E quindi niente, adesso è finito l'evento e noi invece rimarremo qua. Adesso vi faccio vedere perché ci sono tutte le macchine che stanno cercando di uscire, ma nessuno riesce a uscire. Sarà un'ora, quant'è? Sì, saranno due ore che sono lì fuori. E sì, quindi... ah, forse adesso si iniziano a muovere. Ci sono un sacco di auto veramente belle. C'è una Maserati lì, un bel po' di Ferrari laggiù, che non so se riuscite a vedere, una Tesla, ok. Ma no, veramente comunque tantissime auto dei tifosi e ovviamente, sì, degli invitati. Una cosa che abbiamo per questo campeggio che non avevamo nel van e che quindi io pensavo di comprare è uno speaker esterno, e adesso grazie a McLaren abbiamo due speaker esterni addirittura per poter riprodurre la musica nel van, perché come vi ho detto nel video del van che ho fatto poco tempo fa, purtroppo non c'è un grandissimo impianto audio, soprattutto non c'è dietro un impianto audio, quindi mi serviva una cassa Bluetooth abbastanza piccolina ma non troppo da non suonare bene per il van. Ho portato la mia mega cassa Bluetooth e ho scoperto che è rotta perché purtroppo la batteria si è completamente fusa, ma grazie appunto a McLaren adesso abbiamo questa bellissima cassettina, due bellissime cassettine Bluetooth che io sinceramente non lo so, ma credo di poter mettere anche in stereo, cioè potremmo tecnicamente riprodurre il suono da entrambe le casse Bluetooth se penso il telefono supporti Bluetooth 5.0, non lo so, vabbè, comunque in ogni caso proviamo ste casse. Metti musica no copyright però, ci devi pensare a ste cose se vuoi diventare una youtuber, perché anche lei ha aperto un canale YouTube, si chiama Veronica Cortolezis, quindi datela a seguire lì. Ma in ogni caso vi faccio vedere un attimo qua in giro al van perché ci sono un po' di cose che abbiamo dovuto fare per questa notte per dormirci. Ovviamente sono tre giorni che dormiamo nel van e ci facciamo la doccia nel van e tutto quello che è, quindi non è la prima volta che ci dormiamo. Ma come si sente? Ah no, quello è per hai solo fatto per accenderlo, ho fatto quel sono pronto, vai. Una canzone a caso. Sì, basta che siano a copyright, vai. Fru come frutta, io come Fru come frutta? Cosa? Non è male però, si sente bene. Vero? La smettiamo con queste pubblicità, te lo compri YouTube Premium? Dai, non è malissimo, si sente bene. Ah, ci si vede anche la cassa dentro se guardi attraverso. Che non è una cassa piccolissima. Balla! Ci stanno guardando tutti dalla macchina, scherzo. Ok, allora scusatemi se sono completamente scalzo, ma tanto chi se ne importa. Vedete che le macchine sono ancora ferme lì, tutte uguali. Guardate che c'è una bellissima Ferrari blu, veramente assurda, strana blu ma molto bella. Ma in ogni caso vi volevo dire, guardate il nostro van con il tetto alzato. Sinceramente non penso che se ne accorga neanche nessuno da come è alzato così. E quindi tecnicamente potremmo anche dormire sopra, anche perché questo è un posto strasicuro in cui dormire. Poi a Milano ho sempre un po' di problemini a dormire tranquillo, perché mi sono capitate tante cose strane a Milano. Ma vedete, il letto è praticamente qua. Quindi vi avevo detto quando abbiamo fatto il video sul van che ci sono quattro posti letto, due sopra ma letto matrimoniale, due sotto letto matrimoniale. Il tavolino e il sedile si reclinano ed è esattamente quello che vedete qua. Ora vedete che c'è questa cosa qua perché per guidare meglio dobbiamo tirare indietro i sedili e quindi il letto non ci sta. Quindi quando dobbiamo dormire poi la notte dobbiamo tirare avanti i sedili e dormire con il letto tutto piatto. Ma è un letto abbastanza lungo, non per noi che siamo bassissimi, ma non è un letto abbastanza largo. E quindi sì, lei stanotte mi ha rubato tutto lo spazio. No. E io sì, e io stavo per cadere verso lo schermo. Stavo per... sì, ti giuro, mi sono svegliato a metà e metà che ho detto ma guarda questa che si prende tutto il mio spazio. Ma comunque, allora, per quanto riguarda il nostro campeggio di stanotte, ovviamente non abbiamo né corrente né acqua a disposizione, ma di corrente ne abbiamo a metà per l'abitacolo, cioè il living insomma, e metà per il motore. E di acqua, nonostante ci siamo fatti docce su docce, abbiamo metà serbatoio, quindi non male. Adesso stacco il lavandino che tanto non serve. Io comunque ho una barretta proteica se vuoi per la cena di stasera.
da dividere in due. Comunque vi faccio vedere un attimo la nostra postazione per gli scettici che non ci credono. Vedete che questo è proprio l'autodromo. Lo potete vedere che ci sono ancora i fan che si muovono. Adesso no, non c'è nessuno proprio, ma ogni tanto passano ancora i fan che si muovono dagli spalti, che questi sono gli spalti di un pezzo di pista. E niente, comunque cerchiamo di mettere un po' a posto, che dici? C'è troppo casino qui. Vedete quello che vi dicevo? Quando trovate tutte queste Ferrari messe insieme? È rarissimo! Tranne ai raduni, ovviamente. Ma insomma. Guardate qui che belle. C'è un'altra Ferrari lì. Qui abbiamo una Ferrari Roma e una F12. Guardate qui che cosa ho trovato. Una bellissima McLaren. E dato che sono entrato con McLaren, beh, eccoci qua. Ma soprattutto... la targa, forse lo riconoscete perché è uno youtuber, quindi bellissima M8 Competition. Se ne vedono tantissime ormai, ma una bellissima RS6 Giulia quadrifoglio 911 Carrera 4S. Che fai? Questa non la riprendi? Lì abbiamo un Bentley Bentayga che mi piace tantissimo. Ah, guardate che roba, una Station. E poi anche l'Aston Martin DBX. Queste se ne vedono poche, quindi deve essere del team Aston Martin, perché questi sono tutti quelli che lavorano in Formula 1. Questa la riconoscete? Direi di sì, no? Qui arriviamo alle auto dei piloti, ragazzi. Così ne riconoscete sicuro qualcuno al 100%. Vero che le riconoscete? Vuoi una mano? Sì. Ma aspetta. Ok, scenderò scalza solo per te. Io pure sono scalzo, che credi? Uew, ma tu hai i calzini neri, io bianchi. Serve ancora un po'. Ah, ce ne ho, ce ne ho. Sì, sì, c'hai ragione, c'hai ragione. Ecco qua, posto. Ok. Perfetto. Perfetto, molto meglio. Fa ancora un po' caldino. Sì. Quindi l'unico problema è la cena. Perché io ho fame, tanta, tantissima. E non c'è soluzione, dovevi mangiare prima. No, ma ho mangiato tanto prima, cioè a mezzogiorno ho mangiato tantissimo. Di più anche per la cena, perché adesso non... abbiamo una barretta o un coso di beef jerky. Ma come si fa? Cioè, vuoi lasciarmi a stecchetto così? Sì. No, ah! Oh. Ci sono i pistacchi anche. Ah, ok, allora va bene, dai. Va bene, mi hai comprata con i pistacchi, va bene. Ok, abbiamo aperto dietro, guardate come ho parcheggiato proprio a filissimo dalla rete grazie alle indicazioni di Veronica. Quanto assurdo è che siamo così, io a editare, tu al telefono sdraiata e lì c'è letteralmente l'autodromo. Salve. Se ne sono andati tutti. Non proprio tutti, ad esempio la Ferrari blu è ancora qua, bella abbandonata come noi. Per il resto vedete che se ne stanno pian piano andando tutti, ma neanche così tragica la situazione. Chissà chi è questo, ragazzi, se avete idea di chi sia scrivetemelo sotto nei commenti. Perché c'è la targa che è C012 o CO12 Dog ed è inglese, infatti ha la guida al contrario. Magari lo conoscete, che ne so io. È il momento della doccia? Ok, va bene. Allora, mi preparo. Mi devo mettere il costume. Mi devo denudare però per mettermi il costume. Allora, apriamo qua. Inseriamo il tubo. È scattato il tubo. Vediamo se c'è l'acqua. Che... figo. Non so cosa sia questo gnichi gnichi, ma adesso mi faccio la doccia. Che mossa sexy. Mi presti il sapone? Oddio, è bollente. È acqua calda, senza il boiler, è acqua caldissima. Che bene. Ci sta da Dio, ti giuro. Oh, quelli mi stanno guardando che sto facendo la doccia. Insomma. Vuoi anche lo shampoo per i capelli? Shampoo per i capelli, sì, grazie. Oh, passa un tizio adesso. No, passa, guarda te che fai la doccia e guarda me che ti fai mentre sì. Fai la doccia. Quindi non so, non è proprio una situazione. No, infatti. Non ha detto niente. È stato perfetto. Ha guardato giù. No, non ha, sì, non ha guardato. Ah, non ha neanche guardato? No. È normale allora, più normale di quello che pensiamo. Ti immagini adesso finisce l'acqua? Sarebbe un brutto colpo. Bruttissimo. Asciugamano della NES.
comprato a Cape Canaveral. È originale. Originalissimo, no, veramente. Che bei capelli. Grazie. Che bei capelli. Grazie, li curo con... Pantene, come Chiara Ferragni. Sì, esatto, come lei. Oggi ho visto Chiara Ferragni. E Fedez mi ha salutato. Sì. E ho fatto una foto con Ignazio Moser. Che non sappiamo chi è. Come no, io sì. Tu sì. Vabbè, non serve che mi filmi anche mentre faccio cose, nel senso. Ti senti spiato? Eh sì, bellissimo ragazzi. Quanti possono dire di aver fatto la doccia dentro l'autodromo di Monza? Pochissimi, credo, al mondo, no? Quante docce vuoi che ci siano? Penso tutti i piloti saranno fatti la doccia qua. E poi forse qualche altro VIP, perché basta. E basta. E basta. Ok ragazzi, ho anche impostato lo Starlink, l'ho posizionato, così adesso usiamo anche il wifi. Qua è veramente, il cielo è apertissimo, se non prende qua 200 mega non prende praticamente da nessuna parte. Il cavo aggrovigliato così non mi piace, lo so, ma vediamo un po'. Intanto sta facendo determinazione della posizione, è un po' che non lo uso ed è un peccato, anche perché lo pago mensilmente, ma l'hanno calato di prezzo parecchio, quindi direi che è un'ottima ottima notizia. Ed eccolo qui, istantaneamente online. Vediamo se io faccio velocità, anche se è un po' strano perché è rimasto posizionato così, però la velocità direi che ce l'abbiamo, quindi a posto. Perfetto ragazzi, guardate che bello, Starlink funzionante perfettamente. Sto usando il mio PC Mac, che non sto usando lo schermo, poi vi spiegherò il perché. Non ho portato la tastiera e il mouse e ancora non ho una tastiera e un mouse dedicati per il furgone. Però eccoci qua invece sul Mac con intanto Windows, almeno posso un po' lavoricchiare. E sta venendo decisamente buio, sono già le 20. Ok ragazzi, guardate un po' qui, siamo rimasti solamente noi e la Ferrari. Questa Ferrari non se ne vuole andare assolutamente, ci sono dei camion che si stanno parcheggiando, quindi non penso sia un problema sinceramente rimanere qua stanotte, ma comunque non so cosa stia succedendo, però qualcosa stanno facendo quei camion, un po' di casino direi. Si stanno divertendo col clacson, mi sa. Boh, la Ferrari è ancora qua, io non so, qualcuno l'ha abbandonata. Se l'ha abbandonata ce la prendiamo io e te, vero Veronica? Accendi la luce, non si vede niente, ma se accendi la luce entra le zanzare, quindi... Ok ragazzi, adesso vi aggiorno un secondo. Sono 00:41. Abbiamo lasciato tutto così, nessuno ci ha detto niente sinceramente. Fuori però ci sono un po' di camion che si muovono. Adesso direi che stacco lo Starlink perché non mi fido a lasciarlo di fuori, anche se questo è un posto sicuramente sicurissimo. Veronica si è addormentata e sta dormendo qua da un po'. Io intanto stavo lavorando, sono a metà del lavoro, pensate quante ore ci metto ogni volta. Però vi faccio vedere che c'è ancora la Ferrari. E io sinceramente non so bene il perché, ma è abbandonata qui. Vabbè, comunque, fatto sta. Ecco, forse vedete meglio adesso i camion e tutte le cose. Ma fatemi togliere lo Starlink, che è stato veramente ottimo. E questa è stata una delle prime volte che sono riuscito a utilizzarlo nel veramente migliore dei modi. Perché sta andando davvero benissimo, sta funzionando incredibilmente bene. Bene, e lo consiglio veramente per queste situazioni in cui il cielo è davvero bello limpido. Oggi non lo vedete, ma comunque è anche bello aperto, soprattutto senza alberi. Comunque, se vi state chiedendo, sì, siamo ancora alla pista. So che si vede veramente poco perché questa non è una telecamera per il buio, ma vedete che c'è ancora la pista. Quindi Starlink, impostazioni, chiudere Starlink, sì. Perfetto, ottimo, benissimo. Ok, ci siamo chiusi dentro, qualcuno deve fare pipì. E poi mi sa che fa talmente tanto freddo che chiudiamo il tetto, sinceramente, dato che abbiamo il letto qua comunque. Quindi fammi fare un po' di spazio che così ci mettiamo a dormire qua. Chiudi tutto, che andiamo a dormire che è tardi, siamo stanchi. Comunque, tu... Io? Vuoi sapere come dormi? Sei inquietante. Perché? Guarda come dormi. Cioè, ditemi... Se questa cosa non è inquietante. Ma dai, non mostrare cose strane mie. E cose strane tue? Denunzio. Vabbè. No, no, va benissimo, hai fatto tutto giusto. Ecco, vedi, adesso ti dà tutta la forza. Oddio. Sì, ecco. Non lo so com'è. È giusto, no? Bene, ragazzi, detto ciò, io vi auguro una buona notte. Ci vediamo domani mattina. Buongiorno. Sono le 9 e non abbiamo mai avuto nessuna interruzione al nostro sonno, tranne adesso che a quanto pare sono arrivati degli uomini, non so perché, ma si è mosso il furgone o l'hanno toccato e ci siamo spaventati, abbiamo visto cosa, che aspetta sta succedendo. Poi niente, ci sono degli uomini che stanno girando pieno di camion, però non siamo soli perché c'è anche la Ferrari. Vediamo cosa riuscite a vedere.
Ah niente, solo la Ferrari adesso, se ne sono andati. Però vedete che da questa parte è strapieno di camion. Oh, anche davanti. Ti ho detto, anche davanti. È pienissimo di camion, boh. Beh, io dovrei lavarmi i denti, la faccia, magari farmi una doccia e lavorare, editare il video che deve uscire oggi. Quindi devo sbrigarmi un attimo. Ah, questa è la situazione, ragazzi. Siamo rimasti solamente noi alla Ferrari. Chissà perché l'hanno abbandonata qua. Mi dispiace così tanto. È per quello che la menziono così tanto. Perché mi dispiace. Ma comunque, guardate quanti camion ci sono. E oggi la pista è completamente calma e tranquilla. Non c'è veramente niente, nessuno. Ma stanno smontando. Vedete che stanno smontando pure le cose del 5G lì, le antenne. Veramente un macello. Ma niente, io adesso vado in bagno, perché per fortuna ci sono anche i bagni in questo parcheggio. E poi, dato che vogliamo fare la doccia entrambi e ci siamo svegliati stamattina con la voglia di fare la doccia, vero Veronica? Sì, esatto. Stiamo caricando l'acquetta, quindi guardate che c'ho questo, come si chiama? Non è un imbuto questo, come Magliafiori. Si chiama? Quello lì, per appunto andare a caricare, quindi stiamo prendendo l'acqua dal bagno e la stiamo caricando così. Il bagno è dopo tutti questi camion. Fatto, 2 litri sono volati via proprio. Ok, ho un'altra bottiglia. Meno male. Ce la facciamo insieme la doccia? No. Eri veloce, hai risposto proprio velocemente, in un attimo. Questa è bellissima, questa è ma un tocco di classe. Ma no, è da mettere nell'imbuto. Ed ecco che abbiamo trovato il proprietario della Ferrari, ragazzi. Yeah. Anche lui campeggiatore, perché a quanto pare ha detto che ha bevuto troppo e non aveva voglia di guidare la Ferrari da ubriaco e quindi l'ha lasciata qua. Ecco perché, ragazzi. Oddio, comunque. Stiamo caricando l'acqua per farci la doccia. Vediamo di caricarne abbastanza da far la doccia entrambi, che Veronica deve anche lavarsi i capelli e anch'io. Ma io non ho la stessa chioma di Veronica. Guardate cosa abbiamo trovato e studiato per non farci vedere fare la doccia. Guardate che bello. Nessuno ci vede assolutamente qua. Però va fatto anche dall'altra, Ok ragazzi, allora abbiamo fatto la doccia e tutto. Adesso ci stanno, non dico cacciando, però ci hanno circondati di camion. E ci hanno chiesto se ce ne andavamo via, perché appunto stiamo intralciando, vogliono parcheggiarsi proprio qua. Quindi, vedete? E niente, adesso stacchiamo tutto, Starlink e tutto, tanto non ci serve più. E andiamo via, direi. Abbiamo passato ben quasi 24 ore qui nella pista, quindi è tempo di andare. Ebbene ragazzi, adesso è arrivato il momento di andarsene. Mio Dio, siamo stati un bel po' qua, ma sono riuscito a fare tutto, a caricare il video, tutto quello che serviva grazie allo Starlink e al 4G eccetera eccetera. Vedete che si vuole rubare il nostro posto. Ah, non abbiamo legato il tubo là sopra. Adesso legalo per favore, se non voliamo via. Ok, uno legato di tubo. Ci sono 2 tubi, quelli del tavolo che sono in mezzo. E questo vuole far ritrovarci assolutamente. E stiamo un po' rompendo. E niente. Bene ragazzi, e con questa direi che terminiamo qua questo episodio. Grazie mille a tutti della visione, mi raccomando lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi per nuovi episodi sul van, perché come sapete lo stiamo creando da zero per diventare un van da gaming con cui io posso fare quello che ho fatto oggi, quindi andarmene in giro a fare video in giro per l'Italia e per il mondo e poter lavorare anche da remoto, perché sennò non sarebbe potuto essere possibile una cosa del genere senza il furgone. Detto ciò, grazie mille. Arrivederci. Guardate il paddock club completamente disabilitato, disinstallato, disallastato.